Gianni Morandi ci è rimasto malissimo. Il Caruso, una delle canzoni probabilmente più belle della musica italiana, era dedicato alla pace con i napoletani, con i tifosi del Napoli, era un modo per ricordare Lucio Dalla, e Gianni Morandi, quando ha sentito fischiare questa bella canzone, ci è rimasto malissimo. Ci è rimasto male al punto da aver ipotizzato su Facebook le sue dimissioni dalla presidenza onoraria del Bologna e al punto da classificare come deficienti coloro che hanno fischiato appunto questa canzone e hanno in qualche modo, certo, avvelenato il clima che invece per una volta la società aveva tentato di rasserenare. Bisogna fare un passo indietro. Perché la società ha cercato questa via? Perché quando morì Bulgarelli, e la prima partita che il Bologna giocò fu quella di Napoli, e Bulgarelli fu celebrato a Napoli come un vero amico, e devo dire, io ero presente con grande affetto. Questo purtroppo non è bastato a stemperare il clima fra le due tifoserie. Perché? Perché nel frattempo il Bologna, dentro lo stadio San Paolo, era stato chiuso in gabbia, come si dice in gergo, no? Le gabbie riservate ai tifosi ospiti, molte volte, e lì fatto oggetto di lanci di qualunque cosa, di pietre, perfino una volta in una trasferta anche escrementi vari. Per cui la situazione è rimasta tale fra gli ultra delle due fazioni. Va ricordato che quelli del Napoli sono cambiati nel corso degli anni rispetto a quando venivano a festeggiare quasi da gemellati lo scudetto a Bologna, perché c'è una frangia che si è un po' dissociata da quel modo di essere così un pochino più affabile, e quindi è diventata una frangia molto dura anche quella napoletana di ultra, e ha questo conflitto aperto con il Bologna. A tutto questo si aggiunge anche il problema dei nuovi provvedimenti di chiusura delle curve per questioni di razzismo, di discriminazione razziale o di discriminazione territoriale. Tutte le curve oggi sono impegnate in questo genere di provocazioni. Facciamo un paio di esempi per capirci. Gli stessi napoletani hanno esposto uno striscione: Vesuvio, lavaci col fuoco, poi tre puntini di sospensione e l'aggiunta è adesso chiudeteci la curva. Gli juventini hanno insultato i napoletani, poi hanno esposto uno striscione con sempre in cui inneggiavano al Vesuvio, che però questa volta con la lava seppellisse loro stessi. E i napoletani, capendo il fatto che appunto sono tutti concordi, il mondo ultra è concorde nel contrastare questa legge, applaudirono gli juventini che fecero questo coro, diciamo così, autoironico. Detto questo, rimane grave il fatto che dentro uno stadio non ci si possa serenamente ascoltare una bella canzone, e soprattutto non si possa adottare un provvedimento che tende a stemperare gli animi, perché tutto viene avvolto, incorniciato dalla logica degli ultra, che per gli addetti ai lavori come noi col passare degli anni non è nemmeno così difficile da decifrare, ma per chi va alla partita per godere della partita, per divertirsi magari con i bambini, eccetera, ovviamente questo desta più scandalo di quanto non possa suscitarlo negli addetti ai lavori. È un problema che va risolto, ma che difficilmente sarà risolto anche se stavolta è esploso il caso Bologna, cioè il caso della città tollerante, della città ospitale che improvvisamente allo stadio tradisce se stessa. È difficile da risolvere anche a Bologna. Perché? Perché la logica dello spettatore comune e la logica dell'ultra corrono su due binari differenti l'uno dall'altro.